Binnu non se la passa male, anzi. Cosa nostra è in salute, la morsa della magistratura è lenta e gli affari vanno benissimo. Provenzano se la gode, approfittando della scarsa attenzione dello Stato, trascorre la sua latitanza non in un bunker, ma nella dimora catanese di un affermato industriale del posto. Sempre elegante e ben curato, amante degli abiti firmati, a cominciare dai maglioni di Kashmir, Binnu era un manager del crimine. In seguito sarebbe subentrato Riina nelle trattative con i palermitani, che così poco interessavano Binnu. E forse sarebbe nata in quel periodo la leggenda propagata da Buscetta nelle sue rivelazioni a Falcone, nel 1984, che disse: Il capo è Luciano Liggio, nonostante detenuto. In sua assenza i reggenti sono Salvatore Riina e Bernardo Provenzano, con pari poteri, solo che Totò Riina è molto più intelligente di Provenzano e, pertanto, ha maggior peso. Invece di Cristina disse, vi spiego chi è provenzano il primo a fornire notizie fondate su Binnu e Giuseppe di Cristina, capomafia di Riesi, noto col soprannome di La Tigre. È uno importante, conosce mille segreti, è ben ammanigliato con la politica e, secondo quanto dirà Buscetta, è coinvolto in alcuni omicidi eccellenti come quello di Enrico Mattei, presidente dell'ENI, e di Mauro De Mauro, il giornalista che indagava sulla morte di Mattei. Inoltre avrebbe partecipato al fallito colpo di Stato organizzato dal principe Junio Valerio Borghese. La tigre va d'accordo con gli altri boss palermitani fino a quando non viene assassinato il tenente colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo. Di Cristina si era ferocemente opposto. Quando Di Cristina capisce che quelle no all'uccisione dell'ufficiale lo porterà dritto alla tomba e, dopo aver scansato almeno un paio di agguati, decide di raccontare tutto ciò che sa al capitano dei carabinieri. Spera di salvarsi la vita, ma le spiate hanno l'effetto di accelerarne la condanna a morte. Nel rapporto stilato nell'agosto del 78, sulla base delle confidenze di Di Cristina, alcune pagine sono dedicate a Provenzano, citato quasi sempre insieme a Rina. Riina Salvatore e Provenzano Bernardo, soprannominati per la loro ferocia le belve, sono gli elementi più pericolosi di cui dispone Luciano Liggio. Essi, responsabili ciascuno di non meno di 40 omicidi, sono stati gli assassini del vice pretore onorario di Prizzi. All'ufficiale dell'arma, la Tigre spiega pure che Rina e Provenzano erano responsabili su commissione dello stesso Liggio, dell'assassinio dell'ufficiale russo, dal quale Liggio era stato portato sul banco degli imputati sia nel processo dei 114 che in quello dell'anonima sequestri. Nella sua breve carriera da pentito, Di Cristina ha il tempo di mettere a verbale ulteriori informazioni sull'omicidio del tenente colonnello, sostenendo che già alla fine del 75 e all'inizio del 76, in una riunione tenutasi a Palermo, Riina e Provenzano, avevano proposto l'eliminazione di Russo. La proposta era stata però bocciata per la netta opposizione dell'ala moderata di Cosa Nostra, capeggiata dallo stesso Di Cristina. Poi aggiunge che durante una riunione del suo gruppo, che si era tenuta a Palermo nel settembre del 77, aveva apertamente manifestato il suo dissenso sul delitto russo e la sua sincerità si era trasformata in un boomerang. Due traditori avevano riferito a Ligio che di Cristina era infuriato e per questo motivo Ligio aveva deciso di farlo uccidere. La tigre aveva avuto la conferma che tirava una brutta aria quando, il 21 novembre, era sfuggito miracolosamente a un agguato che riteneva essere stato organizzato da Michele Greco o da Bernardo Provenzano. Parlando sempre di Binnu, lo aveva definito ugualmente pericoloso ma meno intelligente di Rina. Insomma, prendeva tempo per ragionarci su, infatti, è da qui uno dei suoi soprannomi, il ragioniere. Tutti gli altri sanno che sono la stessa cosa e parlare con Rina è come parlare con Provenzano e viceversa. Non c'è decisione che non sia stata condivisa da entrambi. Tutti e due formano una discreta potenza e condividono anche un modo tutto loro di comunicare con gli altri. Fanno trapelare solo quanto basta, in maniera che gli altri, amici o nemici che siano, non sappiano esattamente cosa vogliono fare e cosa pensano i corleonesi. Dirà a questo proposito Antonino Calderone, fratello di Pippo Calderone e boss di Catania. Del Mandamento di Corleone si sapeva ben poco perché prima Ligio e poi Rina e Provenzano non dicevano nulla delle vicende interne del Mandamento stesso e non presentavano i propri uomini d'onore. Entrambi, pur essendo latitanti, non rinunciano mai a scambiarsi idee e informazioni e lo fanno dandosi appuntamento non in qualche luogo sperduto nelle campagne ma nel centro di Palermo. Riina e Provenzano si incontravano il sabato pomeriggio. L'appuntamento se lo davano davanti a uno dei centri commerciali più noti di Palermo, città Mercato. Zubinnu arrivava a bordo di una golf guidata sempre da pastuia. Riina, invece, era accompagnato dal suo fido autista, Salvatore Biondino, preceduto dall'auto di Salvatore Biondo che faceva da battistrada. Continuarono ad incontrarsi fino a pochi giorni prima dell'arresto di Riina, nel gennaio del 1993, e quasi sempre per spartirsi soldi. Così ha riferito il pentito Giovanni Battista Ferrante che spesso metteva a disposizione la sua casa per quegli incontri. Provenzano si fermava al cancello di Città Mercato. Io andavo a prelevarlo con la mia auto e lo portavo a casa mia dove, nel frattempo, era arrivato Rina. I due si incontravano sempre a quattro occhi, solo ogni tanto Rina chiamava Biondino per farsi consegnare del denaro. A tenerli uniti sono le comuni origini e la comune militanza agli ordini di Liggio quando da semplici delinquenti alle prese con ristrettezze economiche si sono pian piano trasformati in picciotti e infine in padrini. Rina gode di più popolarità, come dimostra nel maxi processo di Palermo, nel quale la figura di Ucurtu viene messa in ballo moltissime volte, mentre di Binnu si parla molto meno. Invece Provenzano è considerato un numero uno, come testimoniano le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. A partire da Salvatore Cancemi, della famiglia di Porta Nuova, che disse, io posso dire che se pigliamo una bilancina e li mettiamo nella bilancia, il peso è uguale e non abbassa né di qua né di là. Io ho saputo da Rina, che lui mi diceva che lui con Uzubino erano la stessa persona. Io non ho saputo mai, non mi è stato mai comunicato, per dire che c'era un disguido, c'era qualcosa che non andava, qualcosa, diciamo, questo io non l'ho mai saputo. Ho saputo sempre che era la stessa persona. Dicendo Rina si diceva Provenzano e dicendo Provenzano si diceva Rina. Questo vi posso dire. Rina a volte ci spiegava quando, per dire, c'era qualcuno magari che, non lo sapeva, che faceva parte di quelle sedute, lui ci diceva, se non vedete Uzubino qua, dice, è per motivi di sicurezza. Spiegava, quindi sono motivi di sicurezza, diciamo, che voi magari vedete a me solo. Invece Nino Giuffrè, che per un periodo è a capo del mandamento di Caccamo, ha poi specificato, io ricordo una frase che ha detto Totò Riina a me personalmente. Che poi magari la frase può essere interpretata in modi diversi, però la sostanza è una. Che è un nel momento in cui, io e Binnu possiamo avere delle divergenze. Al momento in cui ci alziamo dal tavolo dove siamo seduti, abbiamo un discorso comune. La differenza tra i due sta nella reazione ai problemi, uno si innervosisce subito e vuole reagire duramente, l'altro è assai più misurato e prende tempo prima di dare una risposta. Cancemi spiegherà anche, quello che io ho saputo, dopo che ho fatto parte di Cosa Nostra perché prima non lo sapevo, Binnu era quello che andava in commissione, non Rina. Rina e Provenzano erano in rapporti più che buoni, ma stando alle voci, c'è mancato pochissimo per trasformare un'alleanza in uno scontro che avrebbe lasciato vivo solo uno dei due. Lo mette in evidenza Balduccio di Maggio, quando ricorda che come rapporti erano buoni, però qualche volta Rina se lo trovava sempre davanti ai piedi, con gli appalti. L'ostilità di Riina si evidenza, come si racconta quando il giorno in cui, in piena guerra di mafia, si discuteva dell'eliminazione di Santo Inzerillo e Calogero di Maggio. Uno fratello e l'altro zio di Salvatore Inzerillo, che era già stato ucciso qualche giorno prima in via Brunelleschi a Palermo. In quella occasione Binnu pare volesse temporeggiare, dicendo a Riina, ma, lasciamoli andare e poi li andiamo a cercare, gli avrebbe detto. Invece Salvatore Riina. Raccontò chi era presente, sarebbe esploso in uno scatto furioso. No, oggi comando solo io, si fa quello che dico io e non voglio sentire più ragioni di nessuno. Ce li ho in mano e li devo eliminare. I due saranno poi strangolati e sciolti nell'acido, nel silenzio di Provenzano. Secondo altri pentiti, Ucurtu, in qualche occasione, ha pensato pure di liberarsi di Binnu. Vara, Ex affiliato al clan di Giuseppe Madonia, spiegò ai giudici, c'è stato un momento, intorno all'89, che Piddu Madonia di Vallelunga, mi ha detto che Provenzano non voleva più incontrarsi con nessuno, come se Binnu fosse amareggiato, come se avesse avuto qualche malinteso col suo compaesano Totorina.